Sono nata in Sardegna. La mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì la casa mia. Vivevo tranquilla con mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita è in Dio. Grazie, Teresa. Sire, eccellenze, signore e signori, l'Accademia svedese ha assegnato il premio Nobel di letteratura dell'anno 1926 all'autrice italiana Grazia Deledda. Grazia Deledda è nata a Nuoro, cittadina della Sardegna. Qui essa ha trascorso l'infanzia e la giovinezza ed è appunto dalla natura e dalla vita popolare della sua isola che essa ha tratto le impressioni determinanti per la sua opera letteraria. Dalla sua finestra vedeva, vicinissimo, il monte Ortobene con le sue cupe foreste e le sue rocce grigie, scoscese e dentellate, e più lontano una catena di monti calcarei che, secondo il mutare della luce, assumevano toni violetti, rosati o azzurri, mentre all'orizzonte si delineavano le vette nevose del Gennargentu. In questa sparagola comincia il suo discorso ufficiale di Henrik Schuck, scrittore svedese, e tanto presidente della Fondazione Nobel, per il conferimento del premio Nobel a Grazia Deledda. Bintanos a Pustir de Carducci, primo poeta nazionale dell'Italia Unia a Pustir de Sarguerra de Liberazione, Grazia è stata la seconda autore italiana a avere l'onore di questo premio e la seconda femmina premiata, a Pustir de Selma Lagerlöf, coronata in su 1909. Grazia Deledda vitti stata proposta finasa in su 1903, tando aiata 41 annos, da un gruppo de literaoso e studiosos, membro des Accademia des Orlinceoso e desa Crusca. Aiana s'appoggiu de su ministro de Svezia in su Quirinale, su barone Carl Bildt e de Selma Lagerlöf. Este in su 1927 chi resessini a biere premiaoso sosi sforzo so issoro grazie a simpelli da vorte dada da Henrik Schuck, presidente della Fondazione Nobel. Sunu a su mancu 23 sos candidaoso chi punnan a custo onore e in medasa a pustisi de su voto in bianco des anno prima pessana de essere sor favorioso. Uno a maniera particolare su poeta greco Kostas Palamas, che aia peri medas estimadores in intro des Accademia svedesa, ubes a limbas classicas l'ariukiana in parmu e manu. Ma la minetta prurmanna pro Grazia Deledda viticussa de sos italianos, fini a su mancu 13 sos esaminaos. Sa prima ad Anegri, napoletana, ma sor membros de sa giuria svedesa vini in duda ca, a dispettu de sor meritor manno suoso, consideravana de prusus arvoches chinavana chi viti sa poetessa preferia de Mussolini.
Su secondo vitisu poeta, in dialetto romanescu, Cesare Pascarella, vantau meda dai Carducci e appoggiau dai su critico profamau de Italia, Benedetto Croce. Su e trese viti Guglielmo Ferrero, che ha scritto su Storia de Roma, considerata dai suoi studiosi pari a storia scritta dai storico tedesco Theodor Mommsen, che ha appiccato su premio Nobel in su 1902. Grazie a Deledda, Duncasa, in su 1927, fitta andata a Stoccolma a godire de sos honores chi medasa aiana criticau. Bichino de Santupredu, saprate su Rosario, Sacresia, Pasida, bardia tasa vida de sa comunidade. Falande, a manu deretta, unu guttureddu essi tasa carrera dedicata a si scrittora. Sa puppa de su mulinu gallisà e tisichiti, minettosa, andande cara sa domo vistavata che sa famiglia si scrittora. Una losa lamentata. Bergalu su portale pro entrare a sa corte, ube colavana, sorde dommo e sosi stranzoso. A questo portone, una mattina di maggio si affaccia una bambina bruna, seria, con gli occhi castanei, limpidi e grandi, le mani e i piedi minuscola, vestita di un grembiule grigiastro con le tasche, con le calze di grosso cotone grezzo e le scarpe rustiche a lacci, più paesana che borghese, e aspetta, dondolandosi, che passi qualcuno o qualcuno si affacci a una finestra di fronte. Er grazia a minore chi nos accasazzata, chi in sosocro desa meravizza e desa curiosidade. Grazia Deledda è naschia su 27 de capidanne de su 1871 dai Totoni Deledda e Franziska Cambosu. Sa sua est una famiglia de benestantese, assumatessi tempus paesanos e burghesoso. Su babbu commercia talana, forticu, casu, inviata carbone a continente. Est un omine che in una certa cultura er fina su un poeta improvvisatore. In nugoro es connottu prosone stade e sa sapidoria sua. Promore de su babbu, Grassiedda ha tasa possibilità de osservare, in domo sua, persone de cada zenia, ominer de affarese, amicoso, persone che arribana da esarbida sa furru propedire cussizzoso a cussomine sapiu. Sa mamma est una femmina assantica, vestia de rusticu, seria, totu religione e austeridade. Era stata sempre seria, adesso diveniva melanconica, taciturna, chiusa in un mondo tutto suo. Badava ai figli, alle cose domestiche, ma con una freddezza quasi meccanica, con scrupoli di un dovere dal quale non si aspetta nessun premio. Era giovane ancora, bella, ben fatta, sebbene di piccola statura, ma a volte sembrava vecchia, piegata, stanca. Forse il mistero della sua tristezza derivava dal fatto che ella si era sposata senza amore ad un uomo di 20 anni più vecchio di lei, che la circondava di cure, che viveva solo per lei e la famiglia, ma non poteva darle la soddisfazione e il piacere dei quali tutte le donne giovani hanno bisogno. Inoltre, la famiglia della mamma era tutta un po' strana. Il padre, d'origine straniera, chi diceva genovese, chi addirittura spagnolo, aveva fatto un po' tutti i mestieri. In ultimo, proprietario di una casa e di un piccolo podere nella valle, si era ritirato in questo, in una capanna, e viveva da eremita, coltivando la poca terra e allevando uccelli e gatti selvatici. Eppure i figli erano venuti su bene,
perché la loro piccola madre li educava santamente. Uno era prete, l'altro segretario comunale in un paese del circondario, le figlie sposate. Ma tutti avevano un carattere diverso da quello degli abitanti del luogo. Mattoidi li chiamavano, questi altri abitanti beffardi e scrutatori, mentre i figli dell'eremita erano distratti e sognatori e quando parlavano dicevano sempre parole di tagliente verità. Da Esubabu e da Esosante passao suoso, belle totu massaiose pastorese, quindi patriarcalmente unite alla terra, grazie a ia piccausa bonidade, sa bistesa e sa gana de vivere. Da esa mama e da eserenzi a sua, aia tereditausa capacidade de analisi, sa gana de visionare, sa malinconia, sinchizzada pessamentosa, una madriche de rebellia cubada. Promore de custa azienda, chi li venia da Esusambene, sa pizzinnia de grasse a deledda e stottu ni scoperte spantosa. Tutto è straordinario per lei, pare venuta da un mondo diverso da quello dove vive e la sua fantasia è piena di ricordi confusi di quel mondo di sogno, mentre la realtà di questo non le dispiace, se la guarda a modo suo, cioè anch'esso coi colori della fantasia. Esas esperienze ardesa vida sua, pruschi non desi scola, nasciti sa sensibilità de grazia. In una lettera a Antonio Scano, de Sudeche de Santo Gabine, de Sumilli Otichento 92, iscrivete. Ho afferrato il Manzoni, il Boccaccio e il Tasso e tanti altri classici che mi fanno sbadigliare e dormire. Dio mio, è inutile, io non riuscirò mai ad avere il dono della buona lingua ed è vano ogni sforzo della mia volontà. Scriverò sempre male, lo sento, perché l'abitudine di scrivere così come viene è radicata oramai nella mia povera penna. Sa gioventude de grazia de ledda e sprenasa de visor de gloria e de amore. In sa litterasa chi scrivete a Stanis manca, custor disizzoso de sa pizzinnia, issa attando a ia tabintannoso, sunu ladinose currene che pudedro rudese. Battoro de Agustu 1891. Tolta la superiorità che io sento di avere circa le piccole miserie della vita e che turbano tanto le altre ragazze che conosco, io sono uguale a tutte, con le stesse passioni e gli stessi difetti e gli stessi sogni, a cui però sovrasta un altro sogno che li vela a tutti e li fa talvolta sfumare. Un sogno che forse è la mia sfortuna, che se mi rende superiore alle altre sventure della vita, mi prepara anche illusioni e sconforti più amari, un sogno che, conoscendo la mia nullità, la mia ignoranza, la mia poca intelligenza, so che per me non sarà mai, mai realtà. Eppure mi segue sempre nelle mie fantasticherie e non mi lascerà mai. È un sogno stolto, pazzo, infondato, che Dio deve avermi regalato in un momento di cattivo umore. Un sogno che io vorrei scacciare e non posso, un sogno nella cui via si perde il sangue goccia per goccia, si rompono le più care speranze e si lasciano tutte le illusioni. È il sogno della gloria, sogno folle per qualsiasi donna e tanto più per me che sono un nulla, che non potrò mai innalzarmi al di sopra delle nostre piccole montagne sarde. Alle volte finisco per ridere di questa strana pazzia, ma sempre, vista la noia e l'inutilità della mia vita, ricado a capofitto nel mare delle visioni. Guai se non avessi l'altro sogno, l'aureo sogno dell'arte e della gloria, ed esso che mi mantiene viva, che mi sprona a vivere.
Forse è una stoltezza, ma io sento una fiera ambizione artistica e credo di diventare un giorno qualcosa. Mazzai dai anni 1892, Grazia de Leda comincia a perdere i socros e a vivere su mondo che l'inghiriata. Mudata su cussideru prosa vida, prosa amore e prosa gloria. Mudata sa maniera di scrivere. S'epistolario Chinangelo de Gubernatis non sconta tesas primas esperienzia sentimentale de Grazia, desimportanzia e soro in sa formazione desa personalità de scrittora, ma vinza saco de comente colabata sa vida, desa speleasa, desa disperasa, desa timoria sua prosos pregiudizios e sa scostumanziasa. Non mostrata s'amore il lacanao de Grazia de Leda prosa terra sua, fa vedata desa scondizione de s'isula e desa stropeiasa su rinnovamento. Parlo del popolo sardo, che è in decadenza e in degenerazione come tutto il resto del mondo. Non c'è un dito di terra sana, si dice qui. Ed è vero. L'odio tra individuo e individuo, tra famiglia e famiglia, tra stirpe e stirpe, regna sempre, ma non più leale e forte come prima, e vigliacco, basso, per causa di vilissimo denaro. Le famiglie quasi tutte sono rose dalla discordia e dalle più basse passioni. Il latrocinio, poveri nostri poderi, è all'ordine del giorno. Gli uomini sono dominati dal vizio, le donne non sanno far altro che della maldicenza e dei bassi amori. La miseria poi è sovrana. I buoni sono imbecilli, o meglio, sono gli imbecilli. Nelle classi elevate poi tutto è coperto da una vernice smagliante, ma la corruzione è peggiore. V'è in più l'ambizione, c'è l'egoismo il più tristo, c'è la vanità, ci sono le male arti per cercare di sopprimere gli altri ed elevarsi al di sopra, c'è l'ipocrisia. Tutto il mondo è paese. Io sono triste perché vedo delle brutte cose e a misura che cresco vedo dileguarsi molti miraggi. Il popolo, o meglio le popolazioni sarde, non sono come vengono immaginate. Taluni le credono selvagge, perfidissime, tali altri le chiamano i buoni sardi. Non sono né perfide né buone, sono come tutto il resto del mondo, con un fondo caratteristico di costumi e di usi diversi. Non conoscono il socialismo, non si agitano, non gridano, ma si arrangiano a loro modo. Prosa formazione umana e letteraria de Grazia de Leda, d'importumannus un'istada s'aspelear de sa famiglia sua, che esisterne da esu o 92 a su 99. In una lettera de Suser de Iannariu 1897, Andrea Pirodda, iscrivete: meglio esser soli ma sereni e pieni di buone speranze per l'avvenire che circondati da disgrazie domestiche come sono io. Vedi, oltre alla morte di Vincenza, oltre la disgrazia di Andrea, purtroppo la sua accusa è stata rinviata a dibattimento e in questi giorni sarà fissato il giorno, anche Sant'Eddu ha nuovamente dovuto interrompere gli studi e tornarsene a Nuoro malato piuttosto gravemente dei suoi dolori reumatici ed altri malanni ancora. Oh, vedi bene che ci vuol molto coraggio per sperare nell'avvenire, ed io, confortata dalle tue parole, comincio a riprenderlo questo coraggio. Ma se tu ti abbandoni alla tristezza, all'ipocondria, se tu pure t'ammali, cosa poi mi resta? Ma prosiscrittora un atteru in gabu vita postao pro lago ti parare.
Andrea Pirodda, su mastru gadduresu chi stimavata e chi depia coiubare, si vi ritira in buon ordine. Progressi aviti stata una delusione orrorosa, chi s'annanghiata sa malisagura de sorfradese, a soccorruto de sa mama, a malannatta de pia piccarapare puru chi so scontulariumenese de so spaesano suoso. E proprio pro vughire a su gromore de s'ambiente ove viviata, chi in soccorra tunchiau, su 21 de s'antugabine de su 1899 mogeta casteddu, ove un usero in teatro atta conoscere a Palmiro Madesani, segretario di Intendenza de Vinanzia. Si vi impostoso a morare a Primor de Sant'Andria e in pessu torrada a Nugoro su 30 li scrivete custa littera. Palmiro, mio caro, mio amato, mi pare di aver sognato. O ancora, come l'avrò sempre, viva e palpitante vicino a me l'impressione di te. Sento la tua voce squillante, vedo i tuoi occhi belli, sento le tue mani, vedo il tuo sorriso e soffro e sono felice nello stesso tempo, perché tutto mi pare un sogno troppo, troppo bello. Ho trovato qui la lettera della tua famiglia che mi ha commosso assai. Rispondo ora e mando due ritrattini. Ho fatto buon viaggio e appena giunta ho parlato di te con la mia famiglia. Sono tutti contenti e vogliono che la nostra felicità si avveri presto. Mio zio ti scriverà, io poi domani o posdomani saprò dirti quanto occorre per le formalità. Sata coiubare sundichi de iannariu de su 1900 in Nugoro, in sa cresieda de su Rosario, in su bichinao suo de Santu Predu. Pacu tempus appustis a Palmiro Madesani che lu tramudan a Roma e su si sposinoso andan a stare a Ibe. Appustir de una chida, su de che nove de iannariu, grazia iscrivete a Samicu Corale Angelo de Gubernatis. Il giovine che mi ha dato il suo nome e tutto il suo cuore è intelligentissimo, distinto, bello, forse troppo bello, ma soprattutto è buono ed onesto. Ci siamo incontrati 3 mesi fa qui a Cagliari. Egli non aveva ancora letto nulla di mio e mi ha amato per me stessa. Questo mi ha deciso a sposarlo. In Roma, Grazia Deledda, conosce te scrittorese, artista, scritticos, editorese, sì che ti sanno vidades editoriales andata a teatro, ma non la gradi in iso salottor mundanoso. Sabe da suer dedicata a sorfizzos, a sa famiglia, a su traballo letterario, iscrive cada volta i die, a pustir de erfatus al faen arfittian arde domo. A Nugoro non vi torra prusu da esu 1911, prosarferias andata a Cervia, sabida nadia de su maridu. In su 1930 si malariata, ma si chi ti a traballare, chi n'afficu, chi a sempre, finza saccando su bindichi di agosto de su 1936, non si che muriti in Roma. Bindichi di agosto 2006, che sun colauso 80 anni da esa morte de Grazia Deledda, sa cresieda de esa solidae in Nugoro costoiti su corpo mortale. Ma su sentidu suo, s'anima, sa forza manna desi scrittura sua, a barra na passizu in sa scarrera de Nugoro, chissà a contau, in sa zente sua, in sa novella, in sa romanzo, in sa tradizionese. E colande in sorgurutto se scomenta intendere sono nuscor negozio scaras e miradasa semper vivasa, grazie a su podere di scrittura, desa paragula di questa femmina vorta e valente che assichiusa a passione sua a dispetto desa criticas e desa scostumanzi armacar de su tempo suo. I miei primi piccoli successi letterari furono accompagnati, come certi grandi successi, da vivi dispiaceri. In famiglia mi si proibiva di scrivere.
poiché il mio avvenire doveva essere ben altro di quello che io sognavo. Doveva essere cioè un avvenire casalingo, di lavoro esclusivamente domestico, di nuda realtà, di numerosa figliolanza. Finché si era trattato di novelline per ragazzi, transiat, ma quando cominciarono le novelle d'amore con convegni notturni, baci e paroline compromettenti, la persecuzione si manifestò inesorabile da parte di tutta la parentela con rinforzi esterni che erano i più temibili e pericolosi. Una ragazza per bene non può scrivere di queste cose se non per esperienza o per sfogo personale. Cosa che, se attira in un certo modo su di lei la curiosità dei giovanotti dell'intero circondario, non desta in loro l'idea fondamentale di chiedere la mano di sposa della scrittrice. Vuol dire che tutto il mondo è stato sempre paese. Fitto sturruda, Grazia Deledda, non se la sa di sconnortare da esa scritti carbodia se mala desazente sua e devora. A si chiusa punna dei scrittora chi l'erbassia in su 1926 su premio Nobel prosa letteratura 90 annos a oie e su tempus la dau resone.